Bella a tutti compagnie, qui il vostro Kilzo che vi parla. Oggi finalmente vi porto questo piccolo live su del DLC Nova Strike, il terzo DLC di Battlefield 4. Come vedete stiamo usando l'Overcraft, il nuovo veicolo aggiunto appunto in questo DLC. E in questa partita, nella quale siamo su Operazione Mortaio, cercheremo di sbloccare l'SR338, il nuovo cecchino introdotto sempre in questo DLC. Come vedete l'Overcraft è molto difficile da usare, però è bello perché va su tutti i terreni, sia acqua che... porca miseria, però se vogliamo andare dritti... C'è gente. Ah no, lasciatemela a me. Ma devo ucciderlo io. Dimmi che non è morto. Oh, si sta fottendo il coso. Bam! No, come assistenza, no! And you fail. Ma no! Ma maledetto! Come stavo dicendo, in questo piccolo live, che non penso durerà tanto perché... principalmente voglio solamente far vedere com'è la mappa Operazione Mortaio e se riesco il cecchino SR338. C'è qua un bel nemico da uccidere perché devo fare... Non gli sparare, che mi... Spero che crepi. Aspetta, qua c'è uno. Mio! Ma cosa? Ma porca di quella! Perché si è spostato esattamente quando ho lanciato C4? Vaffanculo. Dicevo, per sbloccare l'SR338 bisogna fare l'assegnazione 3 nastri fucile di precisione... No, non ci voglio credere, ragazzi. Non ci voglio credere, oh. Non ci voglio credere. 3 volte ucciso in azione. Non gli salta in aria nessuno. Ma cos'è? Comunque, stavo dicendo, appunto, per sbloccare l'SR338 bisogna fare 2 assegnazioni, ovvero 5 uccisioni col C4 nelle mappe di Nova Strike e 3 nastri fucile da precisione, ovvero 6 uccisioni col fucile da precisione in un turno. Perché non so come mai il C4 è tipo depotenziato. Cioè... in menopausa il C4, non ci voglio di uccidere, è diventato pacifico. Io comunque l'assegnazione dei 3 nastri fucile a precisione l'ho già fatta, perché comunque ho giocato in altre mappe e casualmente mi è riuscita di farlo, no? E andiamo! Uno l'ho ucciso. Peccato che mi è tipo venuto in faccia, mi ha baciato e poi siamo morti, però va bene, chi se ne frega. Non so quante me ne mancano quel C4. Allora, so che là ce n'è uno. Andiamo a prenderlo. Dove cazzo sono i nemici però? Ma i nemici? Ma sono in sciopero i nemici? Cosa stanno facendo i nemici? Stanno scioperando. Non stanno giocando a Battlefield. Cosa? Non è morto? 92 di assistenza ovviamente, vaffanculo. Qua, difendo io, qua. C'è qualcuno? Vieni qua, si fermi. Ok, morto. Dov'è? Ma dai, ma dov'era? Ma dov'era? Ma da dove è sbucato questo? Adesso parca tutto qua a terra. Ok, morto. Vai che l'abbiamo sbloccato. Imbecille. You suck, you jackass. What? Ti odio. Perché ce ne devono sempre essere 2 quando ne ammazzo uno? Comunque dai, abbiamo sbloccato questo cecchino. Sto facendo una partita di merda, ma perlomeno ho sbloccato il cecchino, che era la cosa che mi interessava. Proviamolo subito. Già non mi piace il fatto che non è bolt action. Cioè, è stato messo nella categoria dei bolt action, ma non è un bolt action. Questa cosa... cioè, perché? Scusate tanto per la partita di M, ma... come si dice? Non gioco a Battlefield da tipo 2 settimane. No, beh, 2 settimane no, tipo... una settimana che non ci gioco. E... non ho avuto tempo proprio di giocarci e di registrare per quello, non per altro. Però... ovviamente poi mi rifarò negli altri video. Qua è solamente per far vedere Operazione Mortaio, che sinceramente a me come mappa mi piace davvero tanto, perché abbiamo una zona collinare
là dove c'è B, dove i cecchini possono controllare sia D che E che C. E poi invece dietro, anche A ovviamente. Cioè B praticamente è la zona più sensibile della mappa. Se tu hai quella zona lì, bene o male, i cecchini che ti supportano ti riescono ad aiutare molto maggiormente confronto ad altre mappe come... What? Cioè, due hitmark che io ho fatto o sbaglio? Ma già così non mi sta piacendo sto cecchino, devo dirlo sinceramente. Barman, scusi. Cosa sta facendo? Ah, pensavo stesse preparando dei drink. Andiamo di riprendere B. Mi sa tanto che non è un fucile a precisione chissà quanto potente questo SR338. Perché già. What? Lo sto mirando, eh! Tre colpi! Tre colpi ci vogliono per ucciderne uno! A parte che, tipo, io ho sparato tutti i colpi del mondo addosso, mirandolo, ma lui è Dio. Comunque, stavo dicendo, non mi piace affatto sto cecchino. Cioè, devo dire che è veramente mal fatto. Cioè, già che non è un bolt action ed è messo nella categoria bolt action, non mi aggrada. Tre colpi, guardate, ci vogliono tre colpi per ucciderne uno. Cioè, vuol dire che ha un danno veramente bassissimo. Per uccidere tre colpi vuol dire devi fare tipo 33 di danno a botta. Non mi... No, veramente brutto sto cecchino. Mi spiace dirlo, ma ve lo sconsiglio vivamente. Comunque, che dire di questo nuovo DLC? Io ancora non ho provato a fondo questo DLC perché, come vi ho detto, sto giocando veramente poco a Battlefield in generale, sto giocando poco ultimamente. Sto riprendendo un po' a giocare a DayZ, che infatti rinizierò la serie standalone. Però devo ammettere che DICE sul quanto spettacolarità di mappe non si è mai smentita. Ovvero, anche queste mappe qua mi sono piaciute molto. Cioè, mi stanno piacendo molto perché, vedete, ci sono questi cunicoli che sono veramente azzeccatissimi. Perché devo andare di qua, giusto? Dove cazzo sto andando? Vabbè, però hanno messo i cartelli uscite, dai, perlomeno. No, guardatelo, tre colpi veramente ogni volta. Ma che palle. Oh, aspetta, è vero. Proviamo a usare il cannone. Usiamo. Ah, che brutta cosa è, non c'è il coso per mirare. Nessuno resta indietro. Fico. Fico veramente. Aspetta, lì c'è uno, lì c'è uno. Vediamo dove riesco a prendere. Sì, ciao. Arriva. Neanche a 20 metri. Vuoi un cannone in faccia? Ascoltate, l'obiettivo alfa è neutralizzato. Vuole che gli spari in faccia? Ciao caro, ciao caro. Se miro più in alto che posso, fin dove arrivo, vediamo. L'obiettivo alfa è stato conquistato. Sì, ma Ciccio, sai che sputo più lontano io di sto coso qua? Va bene. Devo dire che c'ha. Anche come cadenza è veramente bassa, perché, cavolo, da qui a lì saranno. Ecco, sono 139 metri lì sulla bandiera. E già devo mirare. Dovrei mirare a metà stanghetta tra la prima e la seconda. Tra il primo e il secondo puntino. Ui. Madonna santa, oh, quanto fa schifo sto cecchino qua. Tre colpi ogni volta. Vediamo in testa. Neanche in testa fa! Ma neanche in testa l'ho ucciso. Appena più a nord rispetto a te. Ah, ti ho ucciso io però, eh. Sì, barca, ci sarei io qua, non è che. Oh, cazzo. No, 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 no. Ok, erano un po' troppi. Allora, ragazzi, il video finisce qua. Che dire di questa mappa e di questo DLC? DLC ancora in sé non l'ho provato, però hanno aggiunto una nuova modalità molto figa e le mappe, secondo me, sono veramente carine da vedere e belle da giocare. Questo SRR fa veramente schifo. Ok, intanto è finita la partita, abbiamo vinto. Questo SRR 338 fa veramente un po' schifo perché ci vogliono tre colpi per uccidere una persona e non è molto preciso in sé perché, come avete visto, poi vi farò vedere anche il replay.
o avete già visto il replay, ho sparato tanti colpi dritto a un nemico e i colpi andavano storti. Perciò questo ciclone qua fa abbastanza schifo, al contrario tipo della R160 che è veramente un mostro di arma. Che dire, io vi ringrazio mille di cuore per avermi visto, spero che il video vi sia piaciuto anche se magari un po' noioso perché era da tanto che non giocavo a Battlefield, non ho fatto un ottimo score. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento, passare dalla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione e iscrivetevi al canale se non siete ancora. Io vi ringrazio ancora di cuore e noi ci vediamo al prossimo video, bye, Bad Company Italy!